Ieri è iniziata una discussione sul desiderio mio di riuscire a portarvi nella sfera dell'ottimismo in relazione a questa vita. Ma mi rendo conto che le difficoltà esistono e riguardano sostanzialmente una questione unica e fondamentale, la divisione che esiste in ciascuno di noi tra la ragione e, diciamo così, il cuore. Ragione e fede sono naturalmente due ostacoli tra di loro, sono realmente, come aveva detto Papa Giovanni Paolo II, le due gambe dell'uomo con le quali l'uomo cammina, si poggia su una che ragiona e sull'altra che ha fede. La fede è un qualcosa che ti viene dall'alto, è un credere soprattutto alle ragioni del cuore, qualche verità che intuisci, di cui non sai neanche spiegarti bene la ragione, ma la vedi lì, la senti tua, è il tuo modo di sentire proprio, il tuo sentimento. Ecco, esso si oppone quasi sempre alle ragioni della pura intelligenza. Il tentativo umano di usare queste due gambe insieme è quello che ogni uomo si deve convincere a compiere, anche se è difficile. Ma permettetemi, se l'uomo ha due gambe e ne usa una sola, zoppica. Non può saltellare sempre su una gamba, ossia usare sempre le ragioni del cuore e non usare mai l'altra ragione, quella della intelligenza, quella che ti dice la verità quale sia. Il problema sostanziale sta tra l'intuizione e la ragione, perché le cosiddette ragioni del cuore sono quelle intuitive, mentre quelle altre richiedono una analisi, un ragionamento, un esame dettagliato sulla base dell'esperienza, sulla base di ogni cosa che l'uomo conosca come vera, per arrivare a desumere quale sia la verità. L'uomo poi realmente nella sua vita lo compie questo cammino, anche se non se ne rende conto, perché quando realmente l'uomo decide di compiere un gesto mosso dai valori che lo spingono a compiere questo gesto, quasi sempre anche le ragioni del cuore sono chiamate a fare il conto con quelle della intelligenza, e quando ciò non accade l'uomo se ne accorge, sente come se il cuore gli strappasse delle scelte che non si farebbero. Allora prevalgono le ragioni del cuore, che non sono quelle dell'intelligenza, perché quando cuore e ragione o
ridotte nella verità della questione, fede e ragione si scontrano, ne nasce un conflitto che è nella intelligenza operativa dell'uomo di risolvere. Perché se l'uomo ha avuto due braccia, due mani, due gambe, è per usarle entrambe, anche se una è la destra e l'altra è la sinistra. Se uno usa una mano sola, può al massimo acchiappare le cose che stanno nella presa tra le dita. E vedete quanto è piccola questa distanza. Cosa si può prendere tra le mani? Io cercavo di prendere tra le mani, come vedevo fare i campioni, il pallone da basket e non ci riuscivo. Quando facevo così, il pallone cadeva. Ci sono altri che hanno le dita più lunghe e riescono, ma anche loro, se invece di un pallone di quelle dimensioni ne hanno uno un po' più grande, a meno che non abbiano delle ventose nelle dita, non riescono a contenerlo, a comprenderlo. La comprensione ideale è simile alla comprensione manuale, ha i suoi limiti. Quando invece di una mano se ne usano due, ecco che la presa bilaterale consente di ampliare le cose che si possono comprendere. E allora arriviamo a livello di comprensione umana, perché la distanza massima tra le braccia e dunque le mani è limitata dalle dimensioni fisiche della persona. E io posso comprendere fino a quanto ho di ampiezza nel mio abbracciare. Non posso abbracciare il mondo, questo fisicamente. Invece, con le ragioni del cuore, io posso arrivare ad abbracciare il mondo, se io voglio abbracciare tutto il pianeta nel quale io vivo. Le ragioni del cuore superano quelle fisiche concrete del comprendere nudo e crudo, proprio con i mezzi che uno ha. Comprendere nel senso di acchiappare, di prendere dentro le mie braccia, è una funzione che è legata, come vi ho detto, all'ampiezza delle mie braccia. Comprendere idealmente invece non ha limiti, si può arrivare a comprendere Dio. Certo che Dio, il tutto, in che modo può essere compreso? In un cervello, in una immaginazione, in una... se essa non ha limiti, se non ha gli stessi limiti oggettivi che ha l'oggetto vivente, che come un sacco non contiene più di quanto possa contenere fisicamente quel sacco. Ma quando si tratta di ragioni ideali, ecco che quel sacco che abbiamo qui è talmente ampio da riuscire a contenere ogni ragione del cuore, del sentimento, del bisogno umano, di tutte queste questioni che riguardano poi l'aspetto più importante della vita, perché noi siamo soprattutto un individuo che esiste nella consapevolezza di se stesso e quindi sotto l'aspetto della sua ragione, della sua mente, del suo pensiero. Noi siamo spirito in essenza e dobbiamo fare i conti con la nostra natura, che
ha questo spirito contenuto in un corpo, avente limiti. Noi dobbiamo far sì che le ragioni del corpo, della natura fisica, non siano tali da chiudere come un sacco contenitore delle ragioni delimitate dalla dimensione del sacco. Il contrasto viene proprio da qui, perché ogni uomo, quando segue le ragioni del cuore, non ha limiti nel suo bisogno, nel suo sentimento, nella sua passione, non ha alcun limite. Ha il limite tutte le volte che è chiamato a fare i conti tra questi valori essenziali dell'anima e la realtà oggettiva di una vita che all'atto pratico si presenta come il rapporto che si svolge tra corpi che si scambino beni fisici, concreti, e di conseguenza ai loro gesti anche espressioni che sono il senso di quel gesto, di amore o di odio, di rancore o di violenza. Ecco, l'aspetto fisico è in un certo senso la parabola di quanto c'è nell'animo. Quello che c'è nell'animo è spirituale, non ha corpo, anche se è infinito, difetta proprio del limite corporeo che lo renda preciso, determinato, fissato e, dicendo questo, delimitato. Quando noi vogliamo, nel senso più ampio della parola, vorremmo avere tutto, ma quando si ha tutto, in un certo senso si ha anche tutto e niente, perché il valore del tutto nasce dal valore delle singole cose che esistono nel tutto, e quando si ha tutto, umanamente non si arriva nemmeno a dar valore alle singole cose che fanno parte di quel tutto. Noi siamo una contraddizione vivente, perché il nostro soggetto singolo, individuale, proprio perché esso esista e sia determinato, è costretto al limite della riduzione a se stesso e basta, perdendo di vista tutto quanto vi sia al di fuori di se stesso e che non faccia parte del piccolo e determinato corpo in cui questo spirito si è calato, creando questo connubio straordinario tra un ente che non ha limiti e una natura determinata, confinata, che ha proprio nel limite e nella determinazione quell'aspetto di creduta realtà che tutti quanti hanno ben chiara nella mente quando, riferendosi al nostro mondo, dicono la realtà è questa anziché quella. Quasi sempre questa realtà è quella definita dagli oggetti, dalle cose, dalla dinamica che esiste in tutto questo contesto di cose che sono animate o inanimate e che nel loro turbinio di relazioni poi determinano una condizione reale. La condizione ideale che esiste dentro ciascuno risulta quel valore
intimo, che ciascuno poi cerca di proteggere anche con la privacy, perché non sia proprio aggredito, intimorito, introspettato, cioè possa essere messo lì sulla piazza affinché ciascuno di quelli che esistono attorno a lui possa entrare nel suo intimo e smascherare tutto quello che invece ciascuno di noi vorrebbe fosse chiuso dentro una specie di castello in cui, protetto in tutti i modi, lo spirito potesse continuare ad essere libero. Noi siamo proprio lì, in mezzo a questo conflitto. Sarà la libertà interiore che vorremmo avere nello spirito e quella realtà reale che non abbiamo in questa realtà, in cui la nostra funzione delimitata e corporea è chiamata a fare realmente i conti con tutti gli altri corpi che esistono oltre di noi. Però bisogna risolvere questo contrasto. La soluzione della vita, quella ideale, esiste quando questo contrasto è eliminato. Non è facile risolvere questo contrasto. Tutti i pensatori, i filosofi, gli scienziati, da che mondo è mondo, assieme a tutti i soggetti animati dalla fede, insomma, tutti hanno sempre cercato la soluzione a questo problema. Perché il vero problema dell'uomo vale di più questo che abbiamo dentro, questo nostro castello e che vogliamo difendere a spada tratta dall'invasione degli altri, agganciandoci disperatamente alla cosiddetta privacy, oppure dobbiamo invece uscire con il nostro contenuto interiore sulla piazza e in un certo senso spiazzare gli altri? Perché gli altri invece, nel primo caso che vi ho detto, seguitano a rimanere lì barricati nel loro castello. E se a un certo punto c'è uno che riesce a concepire qualcosa di valido in sé, che possa essere valido per tutti, e apre le mura del suo castello, perché questo contenuto diventi lì messo in piazza per tutti, e costui realmente spiazza tutti, tutti li spiazza, spiazza coloro che credono a ragion veduta, secondo loro, alla ragione, spiazza coloro che invece dicono no, la cosa più importante è la fede. Ognuno dei due partiti non è in grado di capire un soggetto binario, uno proprio in quanto composto da due valori uguali e distinti. Difettano del concetto fondamentale della unità. L'unità, come ci insegna la matematica, è proprio quella condizione che esiste ed è una quando è la combinazione, ossia il prodotto, tra due entità uguali e distinte. Non devono essere entità matematiche per forza. Tra due entità, come può essere l'amore e l'odio, come può essere una fede e una mancanza di fede, come è quello di cui vi sto parlando io, la fede e la ragione.
quando sono due valori uguali e contrari e sono messi in combinazione perfetta tra di loro, il che attua il prodotto dei due valori opposti, allora scatta il valore unitario. Quando io dico n diviso per n, qualunque cosa sia n, io ottengo il valore 1. Ma dire n diviso per n significa dire n moltiplicato per ciò che è uguale e contrario a n, n elevato a meno 1, ossia il valore ennesimo. E allora a questo punto noi vediamo che c'è una cosa incredibile sotto il profilo dell'unità, che l'unità si divide in due unità, proprio solo due. Una è totale e riguarda l'unità di tutto ciò che ha preso un numero n come valore di insieme. È n nella sua unità e si esprime matematicamente come n fratto 1, ossia n è costruito sulla base di una unità, una sola. Questo modo di vedere, però, dati i due termini di 1 e di n, è uno solo dei due possibili, perché noi possiamo avere n diviso 1 e 1 diviso n. L'unità non è data né dal primo né dal secondo, ma dal prodotto tra il primo e il secondo. Allo stesso modo, l'uomo non è uno, ma è un uomo dissociato, sia quando dà soltanto retta alle ragioni del cuore, e quindi è un uomo, diciamo così, di fede, e sulla sola fede organizza tutta la sua vita, sia quando è un uomo di sola ragione e sulle basi della ragione organizza tutta la sua vita. Ognuno dei due crede di essere unitario nel suo modo di agire e di pensare, ma non lo è, perché essere unitari, essere veramente uno, significa non solo rispettare le ragioni di quelli che siamo noi, ciascuno di noi, ognuno nel suo limite, ma anche quelle ragioni assolute e totali che non abbiano limite. Tra il limite, la delimitazione e la mancanza di limite, ossia l'assolutezza, la vera unità, non sta né nell'assoluto, quando manca di determinazione, né nel relativo, che manca di assolutezza. La stessa divina unità, divina perché trascende sia un campo sia l'altro, è composta dal confronto e dalla integrazione dei due opposti valori tra il determinato e l'assoluto. Dio, se noi vogliamo chiamare Dio un termine che sia fondamentale e non abbia bisogno di alcuna cosa che esista prima che questo ente esista, non è in sé unitario se resta solo assoluto. Perché anche dire che Dio è assoluto lo pone vincolato nella sua sola assolutezza e difetta del limite. Dio, nella sua unità, deve anche essere oltre quel limite, deve integrare quel limite dentro il valore assoluto, deve essere il valore di combinazione tra quanto ha limite
e quanto non ha alcun limite. Perché questa è la contrapposizione tra opposti che impedisce davvero al risultato di questa combinazione di essere poggiato solo su una delle due parti, quella relativa e quella assoluta. Vedete, il vero assoluto non può prescindere dal relativo, perché altrimenti non sarebbe uno. Ma quando è uno? Quando si determina. Ecco che arriviamo a livello del tentativo della nostra ragione di dare una ragione alle cose, arriviamo a capire che lo stesso assoluto ha una temporizzazione nella sua costituzione. C'è un livello in cui è fondamentalmente senza alcun limite e c'è anche un momento che lo pone in atto a quel punto come unitario, in cui proprio per determinarsi nel valore unitario è costretto a fare i conti con quello che è opposto all'assoluto, ossia il relativo. E allora assoluto moltiplicato per relativo dalla duplice integrazione tra questo fondamentale binomio che esiste nella natura tra l'uomo e Dio, ossia il determinato e l'assoluto, è da questo che arriva il Dio unitario. Ma quando il Dio è unitario, in un certo senso è già entrato in atto. Perché essere in atto come uno significa essersi determinato. Ecco, il livello sta tutto qui. Quando esiste una energia, e io per farvelo capire posso riferirmi all'energia che esiste in una batteria di automobili, e voi volete sapere se c'è energia elettrica dentro lì oppure no, se è carica oppure no, voi non lo potete sapere. Perché? Per vedere se è carica dovete mettere un apparecchietto che serve per vedere proprio se c'è carica, il quale apparecchietto, ricevendo una parte di quella carica, la traduce e la mette in atto mostrandola o in una lancetta che si muove o in una lampadina che si accende. Quando voi volete sapere se c'è carica nella batteria del vostro telefonino, non lo potete sapere fino a quando non attivate quella funzione che scarica un po' di quella energia e voi vedete le varie tacchette 1, 2, 3, 4 che vi indicano anche quanta ce n'è. Ma senza questa funzione l'energia c'è lo stesso, ma non appare. Perché? Perché non si scarica. Quindi ogni energia ha sempre questi due livelli, uno di esistere senza esistere in atto e quindi esistere solo in potenza, o di esistere nella condizione di essere messa in atto. Un fiume che si trasforma in un bacino di acqua è lì stagnante in quel bacino. Se noi volessimo sapere qual è l'energia legata al peso di quell'acqua, non possiamo saperlo fino a quando realmente non facciamo cadere quell'acqua e essa è messa in condizione, per esempio, di far girare le turbine di una centrale di produzione elettrica e allora si produce la corrente elettrica. Ecco,
fino a quando il livello di quell'acqua sta tutto quanto a 100 metri di quota e non cade abbassando la sua quota, è energia in potenza che non è messa in atto, ma c'è. Ecco, allo stesso modo è l'energia divina. È qualcosa che esiste in fondamento, ma che si può vedere solo quando entra in atto. E se esistesse solo a livello di energia potenziale e non entrasse mai in atto, noi avremmo un Dio che non entra mai in atto. E voi potreste credere che la condizione del mondo reale nella quale noi siamo sia questa, di un Dio che non entra mai in atto. E non è vero, eh? Dio è sempre in atto, è solo Dio che è in atto. È in atto come? Ecco, c'è un modo per ciò che non ha corpo, non ha dimensione, è come un puro punto geometrico, di poter esistere e quindi assumere dimensioni, c'è un modo. Basta che quel punto, che è zero, si divida in opposti. Dividendosi in opposti diventa unitario. E diventando unitario, rivela di essere da zero divenuto ancora zero, ma in un modo associato e combinato tra un più uno e un meno uno, di un asse come l'asse cartesiano, che ha lo zero in quel punto di origine in cui c'è solo questo punto che non ha dimensioni perché è un punto geometrico e che, avendo la forza di entrare in atto, da zero comincia sulle tre linee che compongono poi lo spazio a partire da un lato e da quello opposto, sia nell'asse X, sia nell'asse Y, sia nell'asse Z. O, come disse senza spiegarlo Gesù Cristo, nell'indirizzo del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù, per come ha spiegato, essere il fondamento divino, ossia che trascende questo nostro mondo reale, questo significa divino, trascendente, qualcosa che è vera ma che trascende le cose che si vedono. L'essere divino è un essere che esiste, è in atto, ma trascende. E perché trascende? Perché noi della realtà non vedremo mai i due versi assieme. O riceviamo uno dei due, o l'altro dei due. Se vediamo un punto luce che manda luce verso di noi, riceviamo, secondo l'asse diretto che congiunge quel punto luce con il mio collocamento spaziale, solo il raggio di luce che viene verso di me. Il raggio di luce che va dall'altra parte noi non lo riceviamo. Allo stesso modo, nell'universo noi vedremo solo l'espansione dello spazio, della materia, della luce, ma l'espansione è solo una delle due componenti dell'unità, perché l'altra non è l'espansione, è la compressione. La compressione non la vediamo, è sulla base di una compressione non vista che noi poi vediamo l'espansione delle cose compresse. Quando assistiamo al Big Bang, così come risposta che ci dà la scienza su come è nato il nostro universo
e vi dicono che tutto è cominciato in quel punto lì e poi si è evoluto e è divenuto come noi, siamo ora nel nostro tempo, alla dimensione dell'universo che vediamo ora nel nostro tempo, dobbiamo sapere, dobbiamo avere chiara nella nostra mente la verità che questo che stiamo vedendo non è la unità del fenomeno, ma è solo quella parte uguale e contraria, reale, che è dovuta alla parte che non si vede e che è immaginaria. Per fare più uno occorre immaginare un meno uno, perché se non immagini la presenza negativa di meno uno, non hai più uno. Se tu non sei capace di capire che quel punto luce che vedi ti fa venire una luce verso di te, perché c'è una parte che puoi solo immaginare che la manda dall'altra parte, allora tu puoi credere che il mondo è solo quella parte di luce che viene verso di te e non quella che nello stesso tempo la sta mandando dall'altra parte che tu non vedi. Nella natura questa materia che va dall'altra parte e che non vedi, la fisica la chiama antimateria. Quello che è dall'altra parte e non si vede, perché noi vediamo solo la luce, è il fenomeno del magnetismo. Ma come noi abbiamo chiara l'esperienza, la corrente elettrica è il prodotto di una rotazione fatta assumere a un magnete. La corrente elettrica è stata scoperta dalla civiltà umana oramai 2 secoli. Prima non c'era, perché? È perché i magneti che giravano e che erano messi in vicinanza di un circuito che potesse condurre la corrente elettrica non erano stati ancora sperimentati e di conseguenza non c'era elettricità, perché non c'era questa azione di un magnete che facesse girare un campo magnetico in modo tale che, ruotando un campo magnetico, un circuito chiuso di un filo fosse percorso da una corrente non magnetica ma elettrica, che essendo di carattere opposto, non magnetico ma elettrico, si muove nel senso opposto a quello magnetico. Il campo magnetico gira in senso orario, il flusso elettrico nel filo gira in senso anti-orario. Ecco, presupporre la luce e solo la luce, senza il magnetismo che fa parte del fenomeno elettromagnetico, è dissertare solo di metà della nostra verità. È la verità unilaterale su cui si poggia la ragione del mondo, e che è quella che vedete, di un mondo che va solo in avanti nel tempo. E già, è il mondo che va all'indietro nel tempo, che è consustanziale con quello che vedete, perché voi lo state vedendo ed è unitario questo mondo. Allora deve esistere anche la parte uguale, contraria a quella che vedete avanzare. È una parte che retrocede, mentre l'altra è vista avanzare, e abbiamo la coesistenza dei due movimenti dinamici, uno che va indietro nel tempo e che è all'origine di quello che va in avanti nel tempo. Perché è all'origine? Perché quello che va in avanti nel tempo ha l'aspetto della luce, e noi abbiamo prova che la luce è derivata dal movimento uguale e contrario
ma del magnetismo. Dire che nel fenomeno elettromagnetico viene prima l'aspetto magnetico è possibile semplicemente usando il cervello, perché se magnetismo ed elettricità sono due fenomeni che sono la parte dissociata di uno solo chiamato elettromagnetico, significa che abbiamo coesistenti un fenomeno elettrico che noi vediamo avanzante come più uno e un fenomeno magnetico che non vediamo perché retrocede di meno uno. Ora, qual è la verità di noi che vediamo questo mondo elettromagnetico? La verità, voi dite, è la luce, la vediamo. No, noi vediamo sempre in modo uguale e contrario alla verità. Perché combinare magnetismo con elettricità è la stessa cosa che combinare più uno per meno uno, e dal loro prodotto viene fuori il segno meno uno posseduto dal magnetismo. È il magnetismo che accentra tutto a uno e fa sparire tutto l'universo attraverso il fenomeno della gravitazione universale verso quel punto del Big Bang. È il magnetismo a esserci per primo e essere alla base del fenomeno che ci fa vedere il secondo uguale e contrario. E quindi è grazie al magnetismo che risulta, moltiplicando elettricità per magnetismo, ossia più uno per meno uno, e risulta meno uno, risulta il magnetismo, che è in atto il magnetismo. Nell'universo è in atto la gravitazione universale, questa è la legge. Per effetto di questa legge, giustissimo, realissimo, coerentissimo, non occorre nessuna esplosione come un fatto straordinario, secondo il quale, grazie al fatto che c'è il magnetismo, a un certo punto c'è una sorta di ribellione e boom, un botto. No, se è in atto il magnetismo, noi vediamo il lato elettrico. Se è in atto il movimento negativo del magnetismo, noi vediamo il movimento in atto positivo dell'elettricità. Noi vediamo sempre in modo uguale e contrario. E allora vedete, qual è il modo di sottomettere la ragione a quelle ragioni trascendenti, assolute, che sono più facilmente ottenibili dal cuore, ossia da quel sentimento puro che non può essere vittima di opportunismi o di delimitazioni o da vizi sentimentali. Quando un uomo nella sua verità e nel suo cuore è puro, ha tutto. La fede vera e pura ha il primato, ma proprio grazie a questo primato noi poi lo vediamo soggiogato al valore uguale e contrario di questo primato, e sono le ragioni del mondo reale. Ma vedete, quando usiamo la vera ragione, ci accorgiamo che quello che stiamo vedendo è falso, perché mentre è in atto il magnetismo, noi ne vediamo l'aspetto uguale e contrario del movimento elettrico della luce. Tutto questo mondo, ve lo dicono tutti, è dominato dalla velocità della luce. No, no, tutto questo mondo è dominato dalla velocità del magnetismo.
È il fenomeno magnetico che è alla base della possibilità di avere il movimento della luce, come dimostra il fatto che abbiamo la luce reale nel mondo solo quando abbiamo cominciato a far girare un magnete. Se non ruota un campo magnetico, prima, nello stesso momento in cui ruota il campo magnetico, solo allora si accende la luce. Vedete, il primato della verità sta nel magnetismo, sta nel movimento dello spirito quando, muovendosi tutto verso l'unità, la comprende in tutta la sua unità e non fa più questioni di mio o di tuo, di parti che sono staccate l'una dall'altra. Usa le cosiddette ragioni del cuore, che sono quelle che portano a considerare nell'esistenza l'esistenza di un tutt'uno, in cui siamo tutti una cosa sola, siamo tutti fratelli, siamo tutti chiamati allo stesso destino, anche se qualcosa sta toccando a te in questo momento e non a me, le ragioni del cuore mi dicono che non è vero. Se io faccio del male a te, lo sto facendo a me. Se io odio il prossimo mio, sto odiando me stesso. Le ragioni del cuore te lo dicono e ti dicono anche che se non usi proprio queste ragioni qui e stai seguendo le ragioni di opportunismo che facciano portare denaro nella sua cassa, è il tuo cuore che te lo dice: sto arricchendo, ma sono un farabutto. Ecco, questa consapevolezza di chi compie il male, di essere un farabutto, sono quelle ragioni del cuore che ti portano a definire l'assoluta mancanza di amore che tu stai avendo verso di te nel mentre non l'hai verso gli altri. Le ragioni del cuore sono proprio quelle di un movimento magnetico che parte da tutto ciò che esiste ed è sparpagliato e fa un tentativo divino di unificare tutto in uno, dicendo che ti riguarda personalmente la tua individualità, tutto quello che in apparenza non riguarda te ma riguarda gli altri. E se vedi un poveretto che sta soffrendo, soffri con lui, e se vedi uno che invece è contento, sei contento con lui, sei portato a unificare secondo le ragioni del cuore. Tanto che le ragioni fondamentali della nostra mente stanno seguendo proprio quell'andamento magnetico che riporta tutto veramente a uno. Mentre invece le ragioni di questa realtà sono ragioni dissociate, in cui tu vedi in questa realtà muoversi dei corpi di materia, avanzare nel tempo, perché ci sono gli stessi corpi nel loro contenuto antimateriale che si muovono accentrandosi essi pure, e tu li vedi come materia che invece si espande. L'antimateria e il magnetismo agiscono nello stesso verso centripeto, puntato tutto su quel Big Bang lì. Ma il nostro mondo reale non cura minimamente ciò che non va verso di noi e, così facendo, rivela l'egoismo estremo di un aver cura solo di quello che passa concretamente nelle tue tasche. Perché quello che va a finire nelle tasche degli altri è finito nelle tasche degli altri.
tu non ci mangi con quello che è finito nelle tasche degli altri. E le ragioni del mondo ti portano al contrasto tra chi ha le tasche piene e chi le ha vuote. Sono le ragioni opportunistiche che si fondano proprio sulla difesa del tuo essere uno, ma uno è dissociato, perché del tuo destino tu arriverai a comprendere soltanto un movimento in avanti verso la morte. Solo quello arriverai a comprendere realmente di te, perché l'aspetto reale e materiale non ti mostra la compresenza dei due versi, non te la mostra, ti mostra solo un verso, ti mostra solo un bambino che va a morire. E il morto che ritorna bambino dov'è? Perché se ogni dinamica è una dissociata in due, uguali e contrarie, perché una vita, se è una, è data da due vite, uguali e contrarie, che interagiscono. Allora è una vita. La vita che vedete adesso è mezza vita. È solo quella che vedete in positivo, grazie a quella che esiste in negativo e che non vedete. Secondo le ragioni della realtà unilaterale, che anche la scienza considera esistere solo dal Big Bang verso ora. Quell'altra realtà, quella magnetica, quella antimateriale, non la pensano nemmeno consustanziale a questa che vedono. Questo mondo reale è ancora legato a quella visione tolemaica dell'esistenza che Galileo Galilei abbatté quando, osservando le cose viste in realtà e riferendosi al Sole, visto in realtà ruotare attorno alla Terra e a tutto il mondo dell'universo ruotare nella volta celeste tutta quanta intorno alla Terra, che faceva chiaramente vedere che nella nostra realtà erano tutte le stelle, il Sole, la Luna, tutto lì a ruotare attorno alla Terra e la Terra al centro della rotazione di tutto l'universo. Questa era la visione tolemaica. Galileo cosa disse? Bisogna osservare che un fenomeno unitario è determinato da due opposti tra di loro. Uno è l'azione, l'altro è l'azione uguale e contraria. Noi vediamo venire sera e il sole andare a tramonto perché stiamo andando, ruotando sulla Terra, verso l'alba. Noi stiamo muovendoci verso l'alba e vediamo il sole di conseguenza girare. Ma quello che vediamo lo vediamo realmente, ma non è vero. Ecco, questo concetto, badate bene, cercate di capire perché è fondamentale, di Galileo, ha aperto il nuovo mondo della scienza, perché Galileo ha approfondito poi l'esame delle stelle con il suo cannocchiale, ha introdotto l'osservazione scientifica. Tutti coloro che, seguendo il sistema galileiano di osservare nel dettaglio ogni cosa, ingrandendola, come Galileo Galilei aveva ingrandito tutto con il cannocchiale, tutti costoro hanno sposato del nuovo mondo aperto alla scienza da Galileo soltanto il primo aspetto, quello tecnologico. E quando vanno a costruire questi macchinari strepitosi come quel grande anello di 30 km che accelera le particelle e le fa scontrare, e si vede che cosa accade quando due particelle si scontrano e si vedono come sono fatte, sono esperienze che, viste come si realizzano, sono credute così
come sono viste. Ma il Galileo che puntava il suo cannocchiale verso il sole lo vedeva girare al contrario, e nella seconda parte del suo intervento ha detto: noi vediamo la dinamica uguale e contraria. Allora, quando i nostri scienziati vedono in questo anello le particelle che girano e vedono tutti i risultati delle loro esperienze e li prendono per buoni così come essi si mostrano, non tengono minimamente conto della novità portata da Galileo, che stanno vedendo solo la dinamica uguale e contraria a quella vera. E invece no, per loro è ancora quella vera. E per loro è ancora vera la dinamica che vedete nel mondo, perché in questo sistema non c'è soltanto il Sole visto girare attorno alla Terra. Ci sono anche io, vedete? Visto muovermi con le mie mani, visto avanzare come un bambino che invecchia e va a morire. Anche questa dinamica va rovesciata. Non è la vera dinamica. La vera dinamica è quella parte che manca a questa. Perché la mia vita è una sola. E se ora a un verso, e ne vedo uno solo, che mi fa vedere un bambino che invecchia e muore, secondo il movimento elettrico che c'è nella mia mente e che serve proprio alla scienza per capire se io sono ancora vivo o morto. Si mette l'esame, si mette l'encefalogramma, qui si fa l'esame elettroencefalogramma della nostra mente. Se c'è corrente elettrica nella mia mente, significa che sono vivo. Ma se la corrente elettrica è l'immagine uguale e contraria di ciò che ho in atto io davvero, che non è il flusso elettrico, ma è quello magnetico, vedendo secondo il flusso elettrico, io sto vedendo la dinamica uguale e contraria a quella vera. La dinamica in atto come vera è quella non elettrica della mia mente, che mostra l'onda elettrica finché io vivo. È la dinamica magnetica che sta alla base e non si vede del dinamismo se non attraverso ciò che si presenta uguale e contrario, e lo è uguale e contrario, e appare uguale e contrario al verso del magnetismo. Ma se il mio spirito segue il magnetismo, io sto andando verso l'alba della mia vita e non verso il tramonto della mia vita. In questo preciso momento in cui io ho 75 anni, immaginando pure di morire questo anno, io sono nel primo anno della mia vita e non nel 75esimo. Il mio spirito sta andando verso me bambino ora, e lo vedo in quello che mi resta ancora da vivere in questi mesi di questo anno ultimo e primo della mia vita. Sotto il profilo spirituale, in cui il mio essere avanza nel verso magnetico, io sono alla partenza del primo anno. Tra 75 anni io nascerò come spirito che è presente in un bambino. Questo bambino io lo conosco già. Il mio vero futuro qual è? Forse quello che manca da ora alla fine della mia vita? No, il mio vero futuro io lo conosco già, è quello che io credo sia il mio passato. Vedete?
Noi è come se camminassimo lungo una strada. Una strada che cominci con un monumento, tanto per un monumento. E guardando quel monumento, quindi con le spalle rivolte a dove andiamo, andiamo indietro, camminiamo indietro, non stiamo andando in avanti, seguitiamo a guardare il monumento e a mano che il tempo passa, questo monumento lo vediamo diventare sempre più piccolo, fino a un certo punto che svanisce proprio e sono tutti i ricordi, le memorie della nostra vita che se ne vanno perduti perché proprio noi stiamo andando rivolti verso l'infanzia, camminando e offrendo la nostra schiena al creduto futuro che non conosciamo. Se il futuro noi lo osservassimo girati al contrario di come vi sto dicendo io, lo vedremmo, ma non lo vediamo. Nella nostra realtà tutte le novità accadono all'improvviso. Quando noi in una via vediamo comparire all'improvviso delle cose che prima non c'erano, importantissime, eh? Proprio perché sono presenti dove sei tu, quando? Immaginando che siamo in un deserto in cui non c'è niente, quindi c'è il monumento davanti e noi stiamo andando, camminando come i gamberi, a ritroso, avendo le spalle rivolte verso il creduto futuro del nostro movimento. All'improvviso, ecco che, tornando indietro, compaiono a destra e a sinistra di noi stessi due alberi che prima non c'erano. Quando compaiono questi due alberi, che non vedevi prima? Solo quando tu stai andando in retromarcia. Tanto che, andando in retromarcia, appena hai superato un certo tratto di strada, all'improvviso quei due alberi, tac, compaiono nella tua presenza. E da quel momento in poi tu li vedrai sempre quei due alberi. Perché a mano che seguiterai ad andare indietro a ritroso, diventeranno sempre più piccoli nel campo della tua memoria, fino a che a un certo punto, quando saranno a una certa distanza, te li dimenticherai perfino. Ecco, vedete, noi stiamo andando a ritroso. Certo che anche in un'automobile vai sempre avanti, anche quando vai in retromarcia tu avanzi all'indietro, ma avanzi sempre. Noi umanamente, col corpo così come siamo, avanziamo sempre nello spazio, sempre. Però c'è un movimento destinato nel vero verso in avanti, e in un'automobile che abbia quattro marce e la retromarcia, le cose che ci portano veramente in avanti sono la prima, la seconda, la terza e la quarta. È la retromarcia che ti porta ad andare indietro. Eppure andando indietro puoi investire qualcuno, andandogli addosso. Ma in effetti è lui che dal futuro ti è venuto addosso e si è fatto investire, perché tu non lo vedevi nemmeno. Vedete, se l'uomo realmente aguzza il suo ingegno e non usa nella stessa ragione le due gambe, ma una sola, di una percezione unilaterale dell'esistenza, e arriva a credere che è reale e vero solo il verso visto in avanti, arriva a non conoscere la verità. Invece il nostro futuro è proprio quel monumento
della nostra infanzia che vediamo lì davanti. Tutto a noi, il nostro vero futuro a partire da questo momento è noto. Tutto. Quello che è ignoto è il passato da cui veniamo, perché è la morte il nostro vero punto di inizio, il punto zero da cui poi discende la nostra vita nel verso negativo meno uno del magnetismo. E solo grazie alla coesistenza dei due versi magnetico e elettrico che noi, grazie all'azione magnetica pari al prodotto elettromagnetico, perché il prodotto elettromagnetico tra più 1 e meno 1 è il meno 1 magnetico, quindi la nostra realtà in atto è nel verso magnetico. Noi lo stiamo vedendo solo nel modo uguale contrario, andando in retromarcia. Questo stiamo vedendo noi. Ecco, vedete, la ragione deve integrarsi di tutto ciò che oggi ancora le manca, e le manca anche alla scienza, perché fino a quando gli uomini che fanno i loro accertamenti dentro questo anello e hanno le esperienze, e tutte quante le esperienze, e non le considerano sotto il profilo dinamico, sulla base di ciò che vi sia di uguale e contrario, fino a quando non lo fanno, si dichiarano eredi di Galileo e sono ancora fedeli seguaci del buon Tolomeo. Di galileiano c'è solo il cannocchiale. E invece il cervello che ha mosso Galileo Galilei e che ha aperto il nuovo mondo si poggia su una verità che è una, per cui se noi stiamo vedendo una sola dinamica, c'è anche l'altra, ed è a fondamento, ed è a causa di questa che noi vediamo e che la trascende. Ecco, avete capito? La verità a monte di questa nostra realtà è di tipo divino rispetto a questa realtà, perché la trascende, ossia la presenta proprio nel modo uguale e contrario. Già Gesù lo aveva spiegato a Nicodemo e aveva detto: noi tutti però sappiamo solo le cose di cui abbiamo fatto esperienza, tu caro Nicodemo mi chiedi come si fa a entrare nel regno dei cieli, mi devi solo prendere in parola, perché voi non avete fatto ancora le esperienze necessarie per capire. E lo dirà nell'ultimo giorno ai discepoli: io non vi ho detto tutto perché non l'avreste capito, ma vi manderò un altro dopo di me che vi dirà la verità che vi libera, e vi libera davvero. Non è forse la mia questa libertà che vi libera, e vi libera davvero? Certo che è difficile capirla, ma se non arrivate a capirla, non sciogliete il nodo tra la ragione e la fede. Lo sforzo lo dovete fare, è difficile farlo. Tutta la filosofia, tutta la scienza ha tentato di farlo finora, senza esserci riuscita. E credete che per voi, che all'improvviso vi mettete a ascoltare uno che parla così e che vi racconta questa verità, sia facile avere la fulminazione, l'illuminazione e capire? Dovreste avere una prontezza di riflessi e di intelligenza tale quanta non hanno mai avuto tutti i filosofi, tutti gli scienziati, tutti quanti, tranne Gesù Cristo, che lo spiegò a Nicodemo. Voi tutti dovreste essere capaci di un prodigio. È difficile compiere questo prodigio. E lo stesso sistema divino si oppone
per certi versi a che sia compiuto questo prodigio, perché vuole farvi zoppicare, vuole farvi cadere, vuole farvi peccare. E se voi inorridite sentendo dire a me che è il sistema, è Dio che vuole che voi compiate errori, dovete pensare che è solo attraverso la correzione degli errori che l'uomo impara a guidare. Forse che quando avete imparato a guidare l'automobile non andavate così, commettendo errori che correggevate ogni volta con lo sterzo, fino a quando adesso, guidando bene, non vi accorgete nemmeno di quanto correggiate in maniera infinitesima, andando dritto. La verità è di tipo cibernetico, ossia si raggiunge strada facendo. È necessario un percorso. Non tutti ci arrivano in questo primo tratto di vita, perché in questo primo tratto di vita far intendere insieme la ragione che vi mostra vero questo percorso e la fede che vi fa intuire che c'è ben oltre sono in contrasto, volutamente in contrasto, perché voi siate indotti in un certo senso a salvaguardare il vostro io, ad aver cura del vostro corpo, della vostra presenza. Dovete mangiare, dovete procurarvi cibo, dovete strapparlo agli altri se ce n'è poco per vivere voi. È un debito che dovete alla vostra vita, e questo si chiama egoismo. Ma senza un sano egoismo non esiste il bene. Il bene vero però sta nel mettere d'accordo l'egoismo e l'altruismo. Ma in questo mondo in cui siete chiamati, in cui la realtà del mondo vi incita in un certo senso a salvarvi in modo egoistico, opportunistico, difendendo la vita in tutti i modi possibili e immaginabili, questo errore, perché la vera vita comincia dopo, è fatto proprio per indurvi all'amor proprio. È fondamentale l'amor proprio, ma dopo il primo tratto di questa vita difficile da raccordare tra amore e fede, tra ragione e fede, tra gli opposti, è difficile. Siete proprio costretti a sbagliare. Perché? È perché nell'esistenza deve esistere tutto e tutto deve essere costruito per bene, sia quello che sembra male, sia quello che sembra bene, perché deve far parte tutto di un unico progetto in cui esista tutto. Ma però, per necessità di successo, che in una contesa non può mai essere generale e che ti pone nella rivalità tra il tuo successo, che è l'insuccesso degli altri, e viceversa, in questa lotta tra la tua affermazione e l'affermazione degli altri, ecco, in tutto ciò deve intervenire poi il valore superiore a questo, che ti porti a un egoismo che è stato imposto, con la ragione qui quella dei rettili che ti fanno difendere disperatamente la tua vita, te la fanno difendere sotto il profilo ora ideale. Il tuo vero bene non è vivere, sopravvivere e rubare il cibo agli altri perché lo devi mangiare tu. Il tuo vero bene sta quando hai mitigato questo amor proprio verso di te
e sei arrivato a concepire che tu ti ami veramente se ami il prossimo come te stesso. Questa fase di educazione che il nostro mondo ci apre è nelle due linee. La prima ti avvalora l'egoismo. I bambini, li vedete, la prima cosa che imparano è mio, 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 mio. Anche noi siamo così. La prima cosa che dobbiamo imparare è di dare valore a noi stessi. Dopo interviene la seconda ragione, che ci fa arrivare a capire che il noi stessi è dato dal nostro prossimo. Perché se tu inguai il tuo prossimo è come se te sputassi nella minestra in cui tu stesso mangi. Se tu migliori te stesso, migliori il mondo in cui sei tu. Se tu non migliori te stesso e tenti di migliorare il tuo mondo, per il semplice fatto che tu non migliori ma peggiori te stesso, stai inquinando il mondo, mettendo tra i 7 miliardi di persone che esistono un farabutto, un disgraziato, un cretino, un prepotente, perché ti sei messo tu così dentro. Allora, in che modo veramente tu puoi salvare? Egoisticamente tutti, salvando prima tutti, perché tu sei parte di questi tutti. Ecco, è la seconda fase che arriva. E quando arriva? Quando sarà finita la prima, se non si è capaci di mettere insieme le due gambette. Mettere insieme le due gambette, fede e ragione, è difficile. Non ci è riuscito mai nessuno se non Gesù Cristo e chi vi sta parlando adesso, perché secondo quello che state udendo da me, questa è la verità che vi libera tutti. Il mondo sta tornando a zero e la vita di un vecchio morto che riceve vita in quel momento e la riceve così com'è, la vita di un santo o di un disgraziato, è una vita che sarà riportata tutta a quella vita innocente e pura di un bambino. Quando l'uomo arriverà a capire ciò, cominceranno finalmente i tempi nuovi promessi dalle antiche scritture, in cui lupo e agnello conviveranno, ma conviveranno secondo ragione e cuore, perché il cuore farà capire che sono vita, tutti e due. La ragione li porterà a vedere che anche se all'inizio erano avversari, saranno ricondotti tutti e due a cuccioli. E avete mai visto il cucciolo di un lupo che sbrani il cucciolo di un agnello? Ecco dove porta Dio tutto il dissimile. Lo riporta nelle condizioni pure e immacolate della nascita in cui tutti nascono uguali. Questo è il gesto di Dio. E chi, osservando il gesto del mondo, vede il contrario di tutto ciò e si dice dov'è Dio, se lo dice solo perché non ha capito come è combinato il modo interattivo tra l'azione e l'azione uguale e contraria, e tale che solo grazie al ritorno all'origine, questo ritorno all'origine porti a vedere nel modo opposto. Per cui se voi state vedendo un mondo che va in ramengo, che va a puttane, che è dominato dalla forza, che è schifoso, è perché Dio sta agendo, ma lo vedete solo nel modo uguale e contrario dell'azione del diavolo. Voi state assistendo al diavolo che prende un bambino puro e lo fa crescere in arroganza,
lo fa crescere nella presunzione che è lui che fa, finché poi addirittura la conseguenza di questo modo di vivere porta a consumare tutto, anche la vita, e sto bambino muore. Questa è la visione demoniaca dell'esistenza. La visione divina dell'esistenza, quella vera, trascende da questa, è uguale e contraria a questa. È Dio che dà vita a un morto e lo riporta bambino, e lì non c'è un limite, ma ci sono a monte ancora i due genitori, i quattro nonni, gli otto bisnonni, e andando su verso l'origine, l'uomo diventa la grandissima moltitudine di tutti i suoi antenati. Ci sono coloro che continuano a dirmi: ma esiste o non esiste la reincarnazione? Costoro sono proprio miopi, non si rendono conto che ogni uomo potrà essere reincarnato in ogni uomo che sia esistito, che sia esistente e che esisterà. Perché Dio, che opera come uno, divide il valore ennesimo di ciascuno, e il risultato di questo intervento della forza divina dell'unità è che uno diviso per un ennesimo gli dà n. Voi potete essere sicuri, proprio perché siete ennesimi, che avrete n vite, n, e non solo quella della reincarnazione di quello che è morto e poi si è diventato tu in un filo unico, quando invece tu ti reincarnerai in tutti quanti, ma non come ora, in cui tu sei schiavo del disegno. Tu ti reincarnerai come un padrone del disegno, come chi trae solo gioia trovando nel disegno, perché non è più costretto a vederlo, ma lo vede volentieri di sua scelta, solo quello che sceglie finalmente e vuole avere come se il prossimo fosse lui stesso. Quella condizione che oggi ti porta a intuire che tra te e il prossimo non c'è differenza, diverrà reale, tu sarai il tuo prossimo, espanderai il tuo io, non attraverso questo tuo essere corporeo che continua a vivere e fa altre cose. Tutto quello che c'è nel disegno della tua vita l'avrai visto, e sarà solo quello. Potrai vedere e avere quello che è stato diviso e non dato a te, ma a tuo fratello, a tua sorella, a tua madre, al tuo nemico, a tutti gli altri. Sarai il tuo prossimo. E per questo, quando a Gesù chiesero quale è il fondamento della fede, si arrivò alla conclusione che erano due cose che poi erano una sola: ama il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, la prima. La seconda è il prossimo tuo come te stesso. Perché? Perché qui c'è quella dissociazione tra l'essere assoluto del Signore e l'essere del Signore per come è entrato in atto in ogni uomo. Di conseguenza sono la stessa cosa tra l'essere assoluto, da amare con tutto noi stessi, è l'essere relativo che è presente in ciascuno di noi, ed è l'essere assoluto, proprio nella croce del limite, come solo Gesù Cristo ha evidenziato agli uomini, come la verità del rapporto tra uomo e Dio. Per le altre religioni il rapporto tra l'uomo e Dio non è
quello tra figlio e padre, che sono nella stessa sostanza. Dio è troppo in alto rispetto a noi, che siamo sudditi, ci resta da venerarlo, da pregarlo perché sia buono con noi, perché ci aiuti, ma non è nostro padre, padre vero. Possiamo chiamarlo padre così, in un senso di compartecipazione, ma non è veramente nostro padre nella stessa sostanza di noi. Solo Gesù lo dice, che padre e figlio sono nella stessa sostanza. E perché? Ve l'ho spiegato all'inizio, perché l'essere assoluto e totale non è uno se non si combina con la sua stessa negazione, con la sua stessa contrapposizione. E da una parte è assoluto come uno, dall'altra parte è determinato in infiniti esseri determinati. Esseri determinati e infiniti sono la totalità dell'essere assoluto, proprio perché sono sì determinati, ma sono infiniti. La determinazione nella infinita condizione della determinazione è ancora una volta una condizione assoluta, e questa è la condizione divina. Ripeto, però è difficile capirlo, però non diffidate, perché se ci arrivate a capirlo adesso, facendo tutti gli sforzi per capire quello che vi dico io, avete la vita già salva ora, perché arrivate a capire che non dovete disperarvi se vedete arrivare un guaio, perché se vedete arrivare un guaio, in verità è quel guaio che se n'è andato, perché voi vedete il domani che invece era ieri. E se un guaio accade domani e non c'è ancora oggi, significa che non c'è, che c'era ieri e non c'è più oggi, ma voi lo vedete accadere perché state facendo un percorso a ritroso, credete di andare in avanti e invece andate all'indietro nel tempo, credete di andare verso il domani e invece andate verso un dietro che non conoscete nemmeno. Voi non conoscete il retro della vostra vita, ma il davanti lo conoscete, è l'infanzia. E quando, raggiunto il limite della vita, vedrete di andare verso quell'infanzia, allora avete la prova reale della verità che vi sto dicendo. E se non sarete riusciti a prevederlo udendo me, lo vedrete nell'atto reale e lo comprenderete. In sostanza, quell'aiuto che il popolo di Dio non aveva in apparenza quando era qui dove sono io, in terra d'Egitto, e si costruiva, perché aveva solo quello che il faraone gli consentiva. Era una falsa libertà, perché quando tu puoi fare solo quello che un altro non ti impedisce, è l'altro che stabilisce cosa puoi fare tu o no. Ma questa era la apparente libertà che aveva, e sembrava che Dio fosse sostituito da un faraone che invece era un uomo che agiva e chi delimitava. Nel secondo momento, dopo l'esodo da quella vita, comincia una vita tutta a rovescio, in cui tutte le cose che erano permesse da quel faraone reale non sono più possibili, ma c'hai Dio davanti nell'arca dell'alleanza, che è presente e che ti indica chiaramente il cammino. Ecco, in tutto ciò che è capitato al popolo di Dio, per come è scritto nella Bibbia, è la sintesi della vita dell'uomo, nel primo tratto fino all'esodo della vita, che è la morte. Noi stiamo costruendo il primo tratto in cui il popolo di Dio si è costruito in terra d'Egitto,
lo stesso popolo, poi, prima di entrare nella terra promessa, ha dovuto passare altri 40 anni di vita, praticamente l'altra metà, nel deserto, in cui ha fatto l'esperienza uguale e contraria del venir meno di ogni cosa, ma della presenza assoluta di un Dio che ti sorregge interamente lui, dandoti la manna, dandoti le quaglie, facendoti bere te e tutti i tuoi armenti e assicurando la tua vita, con te che non hai niente da fare, perché fa tutto Dio quello che serve per farti stare in vita. Ma tu, uomo, rimpiangerai la tua perduta dimensione fattiva. Perché cosa credete che sia la rivolta lì, nel giorno di massa nel deserto, dove, pur avendo visto le mie opere, mi metteste alla prova? Che cosa significa? Significa, qui non ho più niente da fare io, perché fa tutto Dio, non c'è niente da fare. Il fare non c'è più. C'è il disfare nella seconda parte della vita, quella nel deserto. Il fare di prima però era un fare fasullo, perché era limitato. Ecco, se voi vi fate tesoro anche delle sacre scritture, interpretandole come è giusto, vedete che esse non vi ingannano. Tutto il libro della nostra esistenza, che sembra fatto dall'uomo, invece è fatto da Dio, è fatto attraverso un comando preciso matematico, 10 diviso 9. Questo attua la legge, ma se fosse solo così, non avremmo un Dio anche pietoso. E allora Dio assiste l'uomo nelle forme di una pietà, assumendo quei connotati femminili della Madonna, la quale è più indulgente perché ha a cuore chi ha avuto nel suo grembo. Noi abbiamo tutti la Madre Celeste, che è la Madre di Gesù, come la nostra Madre del Cielo. Essa ci ha partorito, ci ha tenuto nel suo grembo. E anche se questo verso che ci appare va nel senso inverso, noi soffriamo e Dio compartecipa la nostra sofferenza, anche se essa non è vera, ma ci appare vera, ci appare reale. E l'aspetto femminile di Dio è proprio quello di chi ha compassione. È stata chiamata in questa valle di lacrime a piangere, a essere addolorata, a essere rattristita per tutti i guai che l'uomo è costretto a subire per avere qualche possibile merito di essersi infine guadagnata la vita eterna. Ecco, io chiudo questo discorso. Certo che è difficile mettere d'accordo le ragioni dell'intelligenza con quelle del cuore. Per qualcuno sarà possibile, per altri no. Io faccio di tutto perché voi arriviate a capire l'importanza di seguire la vera ragione, quella non unilaterale, quella unitaria che considera simultaneamente azione e azione uguale a contraria. Faccio di tutto, ma se nonostante tutto il mio parlare, poi la forza della realtà che vedete è tale che vi impedisce di considerare che state vedendo a un disegno che va al contrario, e giacete sotto il vincolo di quello che vedete e non siete capaci di vederlo in modo trascendente, se questo è il vostro destino, beh, accettatelo. Siete più in basso, ma
proprio perché siete più in basso, quando questo disegno sarà finito, sarete tra quelli che sono più in alto. Perché chi ha ora ha già avuto, avrà quello che gli manca. Di conseguenza, se avete un po' di senno in più ora, è meglio, perché se è quello vero, non vi porterà a una disillusione. Ma se non lo avete, non scoraggiatevi, perché lo stesso modo dell'organizzazione del mondo, in tesi e antitesi, vi porterà a vedere la giusta sintesi. Azione e azione uguale contraria sono quel sistema perfetto di capire l'interesse, il guadagno, che sta in un calcolo di un commercialista, quando pareggia entrate con uscite. Va messa a pareggio la vita in entrata con la vita in uscita. Solo su questa base potrete calcolare esattamente l'interesse. Qualcuno ci può arrivare già ora, se arriva a prevedere, ma se non ci arriva, non si scoraggi, quando realmente a questa tesi della vita mortale seguirà l'antitesi del ritorno all'origine e di una vita immortale, sarà la stessa natura, la stessa organizzazione di questo mondo a supplire in tutti i modi a quelle ragioni della mente che non sono state potute sconfiggere proprio grazie all'uso esatto di una mente che è portata a mentirvi. Se voi date retta alla mente, che vi mostra pari pari quello che vedete, la stessa parola ve lo dice, vi mente. Ma se voi date troppo retta a questa menzogna, non abbiate timore. Dopo il primo tempo, finito, definito per fortuna, comincia un secondo tempo che è immortale e che vi consentirà di arrivare laddove non sarete arrivati oggi, nonostante tutti i miei tentativi di farvici arrivare. Certo che io parlo difficile, ma ripeto, come si fa a spiegare in un'ora, in due ore, un qualcosa che non è mai stato capito nei millenni dall'umanità, né da filosofi, né da scienziati, da nessuno? Come si fa a ribaltare la verità delle cose che vedete all'atto pratico, che sono qui? Andiamo in avanti. Come fai a dire che stiamo andando all'indietro? E io vi dico, anche il sole lo vedi andare in avanti, e non è il sole che si muove, è la terra. Così anche noi sembriamo andare in avanti, ma è la visione uguale e contraria al nostro spirito magnetico che va indietro, e solo grazie a questo vede avanzare la corrente elettrica dell'io cerebrale. È chiarissimo, dovete solo avere la forza che con la giusta ragione arrivate a sposare interamente le ragioni del cuore. Alla prossima.